Ciao a tutti, siamo noi dei ragazzi a Cubi, io sono Luca e lui è Stefano. Ciao. E oggi vorremmo presentarvi un tablet dell'Apple che è uscito da poco. E stiamo parlando dell'iPad mini con display Retina. E adesso in questo video Stefano ne farà la recensione, ce ne parlerà un po'. Allora, dunque, io ho comprato questo tablet che è l'iPad mini con display Retina, come ha detto Luca, ed è modello solo WiFi. Esiste anche il modello WiFi più cellular, che opzionalmente si può mettere un'altra SIM. Dunque, questo modello è da 32 giga. E vediamo un po' come è fatto esternamente. Allora, esternamente abbiamo un display da 7,9 pollici. Poi dietro abbiamo il solito logo, la fotocamera EyeSight da 5 megapixel. Di fianco abbiamo i tasti per il volume. E questo tasto che serve o per disattivare la suoneria o la rotazione dello schermo. E poi il tasto di spegnimento o di blocco, il mini jack per le cuffie, due microfoni. Da questa parte abbiamo il connettore Lightning per lo scambio di dati e la ricarica e i due altoparlanti. Allora, Magari mettere un po' più dritto. sì. Bravissimo. Allora, questo tablet internamente ha un processore A7 di ultima generazione, quindi con il coprocessore di movimento M7 che elabora i dati del movimento e raccoglie quelli del giroscopio, della bussola, per consumare meno batteria anche. Anche questo processore A7 è a 64 bit, no? Sì, è a 64 bit ed è stato introdotto da poco sui nuovi dispositivi come iPhone 5S e iPad Air anche. Ecco, l'unica differenza, secondo me, guardando altre recensioni dell'iPad Air, è che è solamente più grosso. Ho visto anche che c'è una minima differenza tra i processori. Per che cosa, Luca? Per che cos'era già? Per Quale? gigahertz. Che l'iPad Air era 1,4 invece, mentre questo è 1,3. Ah, no, non me lo ricordavo. E questo tablet, scusate, Luca, puoi una giga di RAM e quindi si può dire che è molto potente. Adesso passeremo a misurare le sue qualità. Allora, qua, con questa applicazione che è Benchmark Annaia Antutu. 3. No. Ecco, come guardate, questa è la barra di avanzamento. Va molto veloce. Dopo faremo un confronto con il mio iPhone e vedrete che va molto più veloce questo. Evidente, non si vede, diciamo. Qua. Questa applicazione vi darà dei punteggi e tutte le informazioni tipo il sistema operativo, il nome, eccetera, eccetera, eccetera. No, 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 magari farlo vedere tutti. Queste cose che non so neanche cosa siano, però ci sono. Molto bene. E vale. Ok. Poi, allora, ancora una cosa. Voglio ricordare che questo tablet ha la tecnologia MIMO, che moltiplica la velocità dei dati in entrata e in uscita. E voglio ancora dire che acquistando un nuovo dispositivo iOS si ha diritto a ricevere la copia gratuita di queste applicazioni che sarebbero Pages, Numbers, Keynote e iPhoto, GarageBand e iMovie. Oh, niente, adesso passeremo a tutte le novità software di Magari iOS spiegaci 7. questi programmi, dici cosa sono Sì, in particolare sì. questi programmi. Allora, Page è un editore come Word, praticamente un editore di testo. Mentre Numbers si può paragonare ad Excel,
Adesso faccio degli esempi che sono un pochino più noti. Keynote si può paragonare a PowerPoint, invece iPhoto è un editor di foto, iMovie di video. E mentre sì. Adesso vi farò vedere GarageBand, che è praticamente un editor di musica. Vi faccio vedere adesso. Troppo bello sto programma. Ecco, questo programma piace molto a Luca. Vedete, ma abbastanza fluido anche. Ci sono vari strumenti. E questa comunque è gratis. Sì, si può girare anche così. Ah, vabbè, rotazione automatica. E poi, cosa c'è ancora? AirDrop, cioè, che permette di scambiare le foto con altri dispositivi iOS. Beh sì, questa... Scusa, ti interrompo. Questa è una novità che introduce iOS 7 su tutti i dispositivi. Sì, e infatti adesso dopo la vedremo meglio. Allora, rieccoci. Rieccoci qua. Adesso l'abbiamo collegato a un computer tramite AirPlay, una funzione che prima ci ha spiegato. No, non vi ho spiegato. Allora, no. Allora, praticamente AirPlay permette di collegare tramite Wi-Fi il vostro iPad a un altro dispositivo Apple o comunque che supporta questa tecnologia. Per esempio, noi adesso l'abbiamo collegato a un computer Lenovo. Vabbè, no, ma tramite un programma che metterò poi il link. Allora, questo AirPlay lo supporta anche Apple TV e alcuni speaker altoparlanti. Allora, andiamo a vedere le novità del tipo software che sono state introdotte con iOS 7. Allora, prima di tutto si può vedere che la schermata da iOS 6 ad iOS 7 è completamente cambiata, già solamente dalle icone. Sono state ridisegnate. Sì, ridisegnate completamente. Sì, lo guardano anche già Game Center. Sì. E, come c'è da dire, sì, che la ricerca si può fare in questo modo, tipo digitando ciao, vabbè. E poi sono state modificate le opzioni, così anche Siri, che ricordo Siri l'assistente vocale. Adesso qui la connessione è un po' lagga un pochino, ma non importa. Voglio vedere il multitasking. Sì, un'ultima cosa che volevo dire, è che questa non è la risoluzione dell'iPad, ma è ingrandito, perché l'iPad si vede molto meglio e ha più pixel di un televisore HD, quindi... Sì. Quanto aveva? 2046 per... Non mi ricordo precisamente. Vabbè, comunque un display retina e potete farci fiducia. Esatto, molto valido. E niente. Dunque, possiamo andare a vedere un gioco. Braveheart. No. Tipo questo. Cosa sarà? Che è molto potente. Cioè, richiede molte prestazioni. Quel gioco. Mi ricordo. Cioè, no. Mortal Kombat. Ecco, adesso praticamente io sto usando il mio iPad come controller. Come controller per questo gioco tramite AirPlay. Faccio vedere. Questo si sta caricando. E questa è una funzione molto utile. Cioè, molto carina anche. Ecco. Guardate. Adesso qua la connessione. Sir, Delta Team's pinned, but the area ahead is forming hostiles. You're going to deploy troops. Secure this area so we can advance. Fateci caso al rumore di sottofondo. Ci sono dei pazzi rapido del manico. Ecco. Lagga, però. Vedete? Comunque con una connessione migliore si riesce a buttare. Grazie. C'è Pac-Man. Metti Pac-Man. No. Metal Storm, che è un gioco di aerei. Adesso non so, questo è un po' meno. Adesso anche questo si sta caricando, come potete vedere. Sempre l'iPad come controller. Ah, no,
Look alive, Helion Squad. We've just received orders to go on. Commander, I've got a visual on the facility. This place is locked down for... Adesso perché sono collegati a dei dispositivi così. Molto bello. Poi che cosa dire? Sì, multitasking, come diceva Luca. Vedete? È stato rinnovato così per chiudere le applicazioni. Basta fare uno swipe verso l'alto. Secondo me l'unica pecca che bisogna, per chiuderle proprio tutte, bisogna farne una alla volta. Poi Safari è anche stato rinnovato così. Tipo, dove vogliamo andare? Sul sito della Apple. Vedete, va molto veloce. Sì, no, dico la velocità di caricamento. Adesso, considerate che c'è anche un leggerissimo... Cioè, c'è un lag abbastanza pesante, non leggero. Sì, anche perché ci sono in questa wifi, ci sono altri computer che stanno scaricando. Sì, lo c'è. Per esempio, se noi vogliamo vedere un video, non so se è possibile. Allora, rieccoci. Scusate per l'interruzione, c'era questo programma che apparentemente non supporta i video. Apparentemente, si è scoperto. Allora, poi, ancora le novità da dire sono il centro notifiche. Secondo me è molto bella la il confronto alla iOS 6, è molto bella la sfumatura. Sì. Cioè, poi... vabbè, sì, anche la suddivisione. E fagli vedere anche il centro notifiche. Sì, il centro notifiche. Sì. Cioè, secondo me è molto comodo. Centro di controllo. Allora, praticamente sì. Dal centro di controllo potete mandare la musica, modificare il volume, mettere la modalità aereo, attivare e disattivare il wifi, il bluetooth, la modalità non disturbare e la rotazione dello schermo. Potete accedere velocemente all'orologio, al cronometro, alla macchina, alla fotocamera. Poi c'è AirDrop. Sì, AirDrop, AirPlay quando è disponibile, quando ci sono dispositivi che lo supportano. E la luminosità, potete regolare la luminosità. Poi su Android è disponibile anche l'applicazione apposta per questo centro di controllo. Mi sembra che ho detto tutto. Fagli vedere solo l'App Store. Sì, App Store. App Store è completamente diverso. Cioè, hanno rinnovato totalmente. Mi piace molto questa... Mi piace di più... questa versione dell'App Store per l'iPad, personalmente, che è quella per gli iPhone. Perché è più aperta e si vede meglio. Cioè, praticamente. Mi piace molto questa cosa qua. Sto muovendo. E niente. Ho detto tutto. Va bene, allora noi... Queste, aspetta, le mie conclusioni sono, allora, questo tablet è adatto al gioco, così, anche come console da portare in giro, più dell'iPad Air, perché l'iPad Air, essendo più grosso, sarebbe più difficile da portare. 1,7 pollici. E quindi io, personalmente, vi consiglio questo. Va bene. Allora noi per questo video ci salutiamo. Ciao a tutti! Ciao!